com'è che lo scorro? Con invio? Ok. Allora, sono Bonaretti. Buonasera a tutti. Ringrazio la CGIL di Pisa e il Centro Filippo Bonarroti per avermi invitato a partecipare a questa conferenza. La materia in questione è vasta, complessa e multidisciplinare. Per questa ragione cercherò di fornire solo qualche informazione per inquadrare alcune delle questioni che riguardano la protezione dagli agenti virali che producono patologie respiratorie. Naturalmente la difesa è costituita da un sistema di cui i DPI sono solo una parte, come ricordava in precedenza la collega. La Covid-19, coronavirus disease, è una malattia respiratoria acuta severa causata dal coronavirus SARS-CoV-2, con un'estesa lista di manifestazioni cliniche con un tasso di mortalità stimato tra l'1,4 e il 3,2%. La prima misura in assoluto contro il contagio è il distanziamento sociale. La trasmissione avviene da individuo a individuo. Il distanziamento sociale azzera il contatto con il virus, o perlomeno lo riduce notevolmente, interrompe la catena di contagio e alla lunga estingue l'epidemia. La misura estrema del distanziamento sociale è l'isolamento. Nei casi in cui questo non sia possibile, no, per ora sono sempre qua. La prima. Sì. Non sia possibile, si utilizzano dispositivi di protezione individuale. Per avere un inquadramento razionale, dapprima cercheremo di chiarire il modo di trasmissione del virus e questo ci permetterà di adottare le corrette misure per non entrare in contatto con il virus stesso. Una volta capito come questo, è diffuso e trasmesso, avremo anche un'informazione corretta riguardo a quale DPI sia maggiormente raccomandato, quando usarlo e perché. Il coronavirus che causa la Covid-19 è trasmesso prevalentemente per contatto o tramite goccioline, tuttavia può essere trasmesso per via aerea mediante eventi naturali o procedure artificiali che generano aerosol. Lo scopo paradigmatico della lotta al virus è relativo, ovvero consiste nell'appiattire la curva delle infezioni, cioè ridurre la probabilità del contagio, e non assoluto, che sarebbe quello di impedire completamente la diffusione e la trasmissione del virus da individuo a individuo. La classificazione delle particelle respiratorie si basa sulla dimensione del loro diametro, espresso tipicamente in litro. Le particelle respiratorie sono classificate come goccioline se hanno un diametro maggiore di 10 micron, sono soggette alla gravità, cadono e si depositano sulle superfici. Mentre sono classificati come aerosol le particelle respiratorie che hanno un diametro inferiore ai 10 micron. Rimangono sospese in aria e circolano negli ambienti interni. Poiché una gocciolina è una particella costituita principalmente da acqua, con un nucleo, il nucleo della gocciolina, che ha una dimensione che dipende dalla dimensione della gocciolina stessa, la cinetica di evaporazione dipende dall'umidità relativa, dalla temperatura dell'aria e dalla velocità con cui si muove, la particella. Questi parametri determinano una dimensione critica della gocciolina al di sotto della quale la gocciolina evapora e diventa quindi un aerosol, o diciamo se la dimensione è maggiore della dimensione critica della gocciolina, l'evaporazione avviene in maniera lenta e la gocciolina ha tempo di depositarsi e scende e va sulle superfici. La trasmissione mediante goccioline avviene attraverso l'inalazione o per contatto diretto a livello di occhi, naso e bocca. Alcune di queste goccioline tendono a viaggiare con una cinetica semivalistica, come dei proiettili, fino anche a una distanza di 8 metri nel caso dello starnuto. Pertanto, un limite superiore ai 2 metri dalla fonte, in assenza di tosse o starnuti, è ragionevolmente precauzionale. Ma questo è un limite che in realtà dal punto di vista scientifico è ancora in discussione. La trasmissione mediante aerosol si verifica quando le particelle respiratorie rimangono sospese in aria, circolando per periodi di tempo prolungati, sono inalate nelle vie aeree superiori e inferiori. La trasmissione per via aerea si distingue in trasmissione a percorso breve, inferiore alle 3 metri, e in trasmissione a lunga distanza. La trasmissione per contatto invece si verifica quando il virus è depositato su una superficie, dove può rimanere per un periodo di ore o addirittura di giorni. Per
Questo crea il rischio di toccare accidentalmente quelle superfici contaminandosi e successivamente autoinocolarsi gli occhi, il naso e la bocca. Questo che vi mostro è il grafico del tempo di sospensione. Nella parte in alto, contrassegnata dalla lettera A, sono mostrate le dimensioni delle particelle respiratorie. Si hanno gli aerosol che vanno da 0,1 micron, che è la dimensione poi del SARS-CoV-2, fino a 10 micron. In questo caso le goccioline diciamo, vanno da 5 a 10, a 100 micron e oltre. In questo caso c'è una sovrapposizione dovuta al fatto che a seconda delle condizioni ambientali, cioè dell'umidità relativa, della temperatura e della velocità, alcune particelle possono comportarsi come aerosol e alcune possono comportarsi invece come goccioline. In basso è mostrato diciamo, il grafico proprio del tempo di sospensione. Le particelle hanno il diametro sulla scissa e in ordinata sono presentati diciamo, i tempi di sospensione espressi in ore. Si vede che particelle di 100 micron hanno un tempo di sospensione di circa 3,3 secondi, le particelle di 5 micron di 48 minuti, una particella di 1 micron sta sospesa in aria anche fino a 9,3 ore e una particella di 0,1 micron fino a 39 giorni, quindi il tempo di sospensione teorico perlomeno rimane prolungato. Un'altra cosa che bisogna avere chiaro è come le particelle respiratorie si vanno a depositare e dove si depositano nell'albero respiratorio in relazione alla loro dimensione. Si vede in questo grafico la linea appunteggiata di grigio rappresenta il naso e il rinofaringe. TB con la linea tratteggiata in grigio, trachea e bronchi, e la linea continua in grigio gli alveoli. Si vede che le particelle, che sono sempre in base alla loro dimensione sull'asse delle X, di dimensione inferiore a 10 micron, si depositano nel naso, nella trachea e negli alveoli. Se andate a vedere, da 10 a 100 micron, solo le particelle più grandi, le goccioline, si depositano nel naso. Questa è importante perché è una distinzione biologica che ci permette di capire poi quali sono i DP da utilizzare al meglio. Fra gli eventi naturali che producono gli aerosol abbiamo il colpo di tosse che inizia con un'ispirazione profonda, seguita da una compressione dell'aria nei polmoni e quindi dall'emissione esplosiva e rumorosa dell'aria una frazione di secondo. È stato calcolato che un colpo di tosse medio è in grado di riempire una bottiglia di 2 litri e che il materiale emesso dai polmoni può raggiungere una distanza di diversi metri dalla bocca. Le goccioline prodotte in un colpo di tosse possono essere anche 3.000 e muoversi con una velocità fino a 75 km all'ora. Le goccioline prodotte, diciamo, una gocciolina emessa da un colpo di tosse di una persona ammalata può contenere fino a parecchie decine di milioni di singole particelle virali, anche se il numero varia notevolmente nel corso dell'infezione e soprattutto c'è una variabilità notevole tra individuo e individuo. Lo starnuto, invece, nasce dalla zona posteriore della gola ed emette anche fino a 40.000 goccioline, che in media hanno una dimensione maggiore rispetto a quelle della tosse. E alcune di queste goccioline raggiungono velocità di 320-350 km all'ora. In media viaggiano però a 180 km all'ora. La maggior parte possiede una dimensione inferiore ai 100 micron, anche se appunto sono più grandi di quelle della tosse. Anche parlare produce goccioline con velocità più basse, circa 3 metri al secondo, che corrispondono a 10-11 km all'ora, 10-8 per la precisione, e con il campo del flusso d'aria iniziale che si dissipa completamente in un metro o un metro e mezzo dalla bocca. Però anche il parlare è influenzato dall'intensità della voce e quindi dal volume. Più parliamo forte, più è la velocità con cui noi maggiore è la velocità con cui noi espelliamo queste particelle e più distanti possono arrivare. Infatti, il cantare in coro è stato correlato a
diversi focolai di infezione da SARS-CoV-2, l'ultimo dei quali pochi giorni fa era sul giornale alla Scala di Milano. I lavoratori cantanti sono stati colpiti. Ecco, ora un breve confronto fra maschere chirurgiche e respiratori. Le maschere chirurgiche non sigillano la visione sulla faccia. Sono progettate per limitare il contagio in una sola direzione. Catturano parte dei fluidi corporei rilasciati dall'indossatore, proteggono limitatamente il paziente dal materiale biologico rilasciato dal personale medico, furono inventate proprio per la chirurgia per non contaminare le ferite. E questo è il limite, no? Cioè, questi DPI che noi stiamo usando, respiratori e mascherine, non sono stati sviluppati e progettualmente concepiti per la lotta alle infezioni o a virus, eccetera. Sono operati scopi e sono poi riadattate, e questo spiega parte dei loro limiti, insomma. Poi proteggono limitatamente anche il personale medico da schizzi, spruzzi di materiale o sangue potenzialmente infetto rilasciato anche dai pazienti. Però per normativa, diciamo, le maschere chirurgiche non sono progettate per proteggere l'indossatore. Nella normativa si parla solo di limitare gli effetti, mentre invece i respiratori per normativa sono progettati per proteggere l'indossatore. I respiratori sono disegnati in maniera tale da aderire molto bene alla faccia e creare un sigillo. I respiratori senza valvole danno una protezione bidirezionale, filtrando l'aria in entrata e in uscita. Occhio ai respiratori con la valvola, perché non filtrano l'aria in uscita. Se uno è un portatore sano, butta tutto fuori. E quindi sempre distanziamento. Ecco, una delle proprietà dei filtri è l'MPPS. L'MPPS deriva dalle caratteristiche delle curve di efficienza di filtrazione. Le curve di efficienza di filtrazione hanno una forma V, come vedete nell'immagine, e l'apice in basso indica l'MPPS. MPPS è un acronimo che sta in inglese Most Penetrating Particle Size, cioè la dimensione della particella per la quale l'efficienza del filtro è minima. L'MPPS è un parametro importante per scegliere un respiratore. A diminuire del diametro delle fibre, diminuisce il diametro dei pori e quindi diminuisce anche la dimensione delle particelle più penetranti, e globalmente il filtro risulta più efficiente. Se ci fate caso, dalle particelle più grandi che sono sulla destra, no, si scende piano piano fino ad arrivare a un minimo di efficienza che corrisponde all'MPPS. Al diminuire del diametro delle particelle, invece di diminuire ulteriormente l'efficienza, incomincia a risalire e riaumenta, per cui i filtri sono in grado di bloccare particelle anche estremamente piccole rispetto ai pori che presentano, per meccanismi di natura fisica diversi. Quindi le nanofibre che costituiscono questi filtri possono migliorare anche la capacità di cattura di particelle biologiche naturali, come batteri, virus, miceti, organiche, come per esempio quelle, le particelle inquinanti, le PM2.5 per esempio, no? Qui è mostrato possono i respiratori in qualche modo bloccare il SARS-CoV-2, no? Questo è un documento che è stato un lavoro scientifico prodotto dalla 3M, la casa diciamo che produce filtri, mascherini, eccetera. E hanno testato la capacità di 6 respiratori tipo N95, quindi tipo FFP2, di filtrare particelle più piccole di 0,3 micron e anche di 0,1 micron. Però se ci fate caso, quello che è venuto fuori è che l'MPPS, e ve l'ho scritto da una parte per capire, perché essendo numeri, arriva in questo caso, è arrivato a 0,04-0,1 micron, e sono stati queste maschere capaci di filtrare particelle fino a 3 nanometri, cioè estremamente piccole, molto più piccole del virus. È stato visto anche che i respiratori possono filtrare particelle fino a 0,007 micron e quindi diciamo di 7 nanometri. Infatti un respiratore FFP1 ha filtrato queste particelle al 96,6%,
probabilmente respiratori tipo FFP2 e FFP3, diciamo, darebbero anche risultati migliori. Quindi i respiratori sono in grado di proteggerci dalle goccioline, ma anche dagli aerosol, e quindi sono in grado di bloccare effettivamente il SARS-CoV-2. Qui è mostrata, diciamo, sono mostrate le dimensioni del coronavirus rispetto a altre piccole particelle che sono comunemente riportate, tipo le PM10, la PM2,5, un batterio, no? Il coronavirus che ha un diametro di 0,1 micron, cioè 100 nanometri, e la particella da 0,07 micron, cioè da 7 nanometri, che come vedete è molto più piccola del virus e delle altre particelle, che è stata bloccata invece efficientemente dai respiratori. Le maschere chirurgiche possono filtrare il SARS-CoV-2, quindi la domanda ora è: quelle ce la fanno a filtrarlo? Mancano ricerche sulla capacità delle maschere chirurgiche di proteggere l'indossatore dal coronavirus, e questo è abbastanza ovvio, data la novità del virus. Un modo per aggirare il problema è stato quello di guardare le ricerche fatte sulla capacità delle maschere chirurgiche e dei respiratori di proteggere anche l'indossatore nel caso del virus dell'influenza, che è un virus abbastanza simile per certi aspetti. Infatti, questi due virus, il SARS-CoV-2 e il virus dell'influenza, sono entrambi trasmissibili mediante goccioline, aerosol e per contatto. Hanno una dimensione e una struttura simile. Vedete, la dimensione è praticamente quasi uguale, l'ho scritta sotto nell'immagine. Causano entrambi una malattia dell'apparato respiratorio, e le malattie che causano sono un po' differenti effettivamente, e hanno anche un differente tasso di mortalità. Tuttavia, questi studi hanno mostrato che non ci sono differenze significative tra maschere chirurgiche e respiratori. Questa immagine si vede appunto che il risultato della maschera chirurgica e del respiratore chiaramente è identico, sono migliori rispetto a non portare nessuna maschera, quindi quello era il controllo negativo e quindi migliorano effettivamente, cioè ha un senso la protezione. Quindi possiamo anticipare che i respiratori indubbiamente sono migliori rispetto alle maschere chirurgiche, però forse non sono così inferiori come avremmo potuto aspettarci, dato che alcuni studi appunto hanno rilevato che non ci sono state differenze significative. Però in condizioni di laboratorio artificiale è stato trovato che le maschere chirurgiche filtrano particelle di dimensioni fino a 7 nanometri, quindi quelle piccolissime, per l'80%. Un respiratore FFP1 ha filtrato queste stesse particelle invece al 96,6%, quindi con un 17% di efficienza in più. La differenza del risultato nell'esperimento probabilmente dipende, siccome questi erano persone che stavano a casa e non li controllavano se portavano o non portavano la maschera o il respiratore. Il respiratore, proprio per sua costituzione, ha una respirabilità inferiore, è più faticoso, e quindi quello può darsi che ci sia stata un'adesione minore poi da parte dei pazienti. Qui è mostrato proprio questo esperimento, si vede appunto, no, che la maschera chirurgica in alto aveva la capacità di bloccare circa l'80% delle particelle, il respiratore FFP1 era il 96,6%, sotto ci sono due respiratori per la polvere, uno dal 98,5, uno dal 99,7, potrebbero essere un FFP2 e un FFP3, quindi diciamo avere una prestazione migliore. Le maschere chirurgiche possono fornire una protezione maggiore di zero, è questo quello che a noi ci interessa per appiattire la curva. Tuttavia è più sicuro evitare la compagnia di persone malate o potenzialmente malate, ridurre i contatti sociali, specie a grandi gruppi, e mantenere il distanziamento. L'uso delle maschere chirurgiche dovrebbe essere l'ultima risorsa, e indossarne una non dovrebbe incoraggiare a prendere rischi di esposizione non necessari. Ma questo vale anche per i respiratori. Poi vedremo anche perché ulteriormente. Ecco, questa è un'immagine che rappresenta un po' il respiro, il parlare, la tosse e lo starnuto.
In queste situazioni gli aerosol si diffondono naturalmente nell'ambiente circostante. Però parlare le particelle, le gocce se sono sensibili all'azione della gravità, si depositano a circa 1,5 metri di distanza dal punto di emissione. Mentre con la tosse si arriva a una distanza maggiore dei 2 metri, e con lo starnuto qui dice maggiore a 6 metri, ma una ricerca che è stata pubblicata pochi giorni fa, a cui ha partecipato anche un ricercatore italiano che ha rivalutato tutta la matematica di tutti i modelli matematici di tosse, respirazione, starnuto, eccetera, che erano fermi al 1930 e hanno visto in questo studio che appunto le goccioline sparate come proiettili possono arrivare anche a più di 8 metri. Ok? Ecco, questo fa sempre parte di quella che vi ho fatto vedere era relativa alla meccanica della trasmissione, anche questa fa parte della meccanica della trasmissione. È mostrata l'anatomia delle vie aeree e dove possono finire le goccioline e gli aerosol in base alla loro dimensione. Quali tipi di dispositivi bloccano le goccioline e quali aerosol? Allora, nella distinzione tra aerosol e gocciolini, quindi in base alla dimensione, c'è un'implicazione biologica importante. Infatti, le goccioline si depositano, abbiamo visto anche prima, solo nel naso e nel rinofaringe. E queste qui, possono essere bloccate ovviamente dai respiratori, che sono i migliori, però queste sono bloccate anche dalle maschere chirurgiche. Mentre gli aerosol che si diffondono nel naso, nella trachea, nei bronchi e negli alveoli, quindi dappertutto, possono essere bloccati efficientemente solo dai respiratori. Un'altra cosa che bisogna sapere è che le particelle respiratorie di un tipico colpo di tosse hanno una distribuzione dimensionale tale che circa la metà è costituita da aerosol, ma in volume, in realtà, le particelle di aerosol costituiscono un centomillesimo del volume emesso, quindi il 99,999% del materiale emesso e che contiene il virus è nelle goccioline. Ok? Allora, quindi se per combattere la pandemia lo scopo stabilito è quello di appiattire la curva, occorre tenere conto anche della possibilità di ridurre la probabilità del contagio che è offerta anche dalle mascherine. In mancanza di meglio, no? Cioè non ci sono i respiratori, si usano anche le mascherine. Quindi anche la protezione parziale fornita da una mascherina chirurgica riduce la probabilità di trasmissione di una certa entità. E questo contribuisce a distanziarci di più di 2 metri l'uno dall'altro, evitando il contatto con la faccia, e questo può anche raddoppiare allora l'impatto mitigante dell'intervento non farmacologico sull'appiattimento della curva, e mi spiego meglio. Questa è una simulazione che è stata fatta al computer, si usano dei software appositi che modellano le epidemie, si introducono i parametri. E questa è stata fatta solo a scopo dimostrativo per vedere appunto l'appiattimento della curva dovuto all'effetto degli interventi mitiganti, che riducono il numero di riproduzione di base iniziale, R con 0. In questo caso è stato scelto di farlo del 50%. La curva rossa indica l'evolversi della pandemia senza nessun freno, senza nessun controllo. La curva verde invece è l'evoluzione della pandemia. Se o dell'epidemia, se si attuano gli interventi mitiganti. Al giorno zero, che corrisponde all'incrocio degli assi, corrisponde al giorno in cui sono stati confermati i primi 100 casi di infezione. Dopo un periodo di 20 giorni, si hanno 35.000 casi e se l'epidemia è lasciata correre da sola, senza nessun controllo, si vede che la curva si innalza rapidissimamente, raggiunge abbastanza rapidamente l'apice e il livello raggiunto è estremamente elevato. Questo significa che ogni giorno il numero degli infetti è estremamente alto.
E di questi infetti una quota arriva all'ospedale, una quota ha bisogno della terapia intensiva, una quota muore. E questo porta alla situazione in cui ci stiamo trovando ancora una volta oggi, in questi giorni, come è successo a marzo-aprile, cioè al sovraccarico del sistema sanitario. Se invece si attuano interventi mitiganti, che sono il distanziamento sociale, la maschera, il lavarsi le mani, insomma, tutta quella serie di accorgimenti, il disinfettare, il sistema di protezione in generale, che poi sono le norme sui posti di lavoro, il saper indicare alle persone come comportarsi, tutta una serie, il sistema è globale, il DP è solo una parte del sistema, no? Ovviamente. Si riduce quindi l'impatto sul sistema sanitario, consentendo, diciamo, di. Vedete che il picco viene raggiunto, è più basso nella curva verde e viene raggiunto successivamente, quindi è diluito l'effetto del virus. Allora, nessuna maschera, sia essa un respiratore aderente o una maschera chirurgica poco aderente, fornisce una protezione al 100%, ma una protezione imperfetta non significa nessuna protezione. E questa non è completamente inutile, può essere sfruttata per appiattire la curva, ma per capire come la maschera chirurgica possa ridurre la probabilità del contagio, occorre prima capire in dettaglio la meccanica e la biologia della trasmissione. Ora, in realtà la meccanica ve l'avevo fatta vedere prima, precedentemente, perché corrispondono a queste due immagini qui. Questa è l'immagine di uno starnuto che è apparsa su quello studio che vi dicevo prima, dove ha partecipato anche quell'italiano. Si vede come le gocce più grandi hanno una traiettoria simile a proiettili proprio. È proprio una traiettoria balistica e queste arrivano lontanissime. Poi si ha la nube di goccioline, no? E di aerosol. In realtà questa è già evoluta perché si è già divisa. Inizialmente è compatta e si chiama puff, successivamente diventa appunto, non è una nuvola, è in realtà un processo dinamico dove alcune particelle evaporano e diventano aerosol, altre insomma, è così, non è così come possa sembrare. E questa era l'altra immagine sempre della meccanica che si era visto in precedenza. Ora sappiamo che i respiratori sono raccomandati soprattutto per impedire agli aerosol di giungere fino agli alveoli. La domanda è quanto la diffusione dell'infezione dipende dagli aerosol. Quindi, indossare respiratori solo per bloccare gli aerosol è realmente rilevante per appiattire la curva o no? È plausibile che le goccioline più grandi che si depositano nel naso e nel rinofaringe e che rappresentano il 99,999% di quanto espulso, la quasi totalità del materiale infetto e rilasciato, possono essere bloccate da una semplice maschera chirurgica e di certo anche da un respiratore. Ovviamente che le goccioline di aerosol contengono il virus è appurato. Il fatto che gli alveoli siano il sito di destinazione degli aerosol con il loro carico virale e che siano anche il sito anatomico dove si sviluppano le polmoniti che minacciano la vita del paziente, ha aumentato l'importanza dei respiratori e ha condotto a trascurare il possibile utilizzo delle mascherine in mancanza di respiratori. Gli aerosol sono più pericolosi nelle immediate vicinanze, cioè vicino al punto di rilascio, perché sono più concentrati. E poi sono pericolosi negli ambienti interni, chiusi, senza ricambio veloce d'aria dall'esterno e senza filtrazione. Ecco, in questa diapositiva è mostrata, diciamo, è stata valutata la capacità di tre tipi di maschere, una maschera fatta in casa con la tela, una maschera chirurgica e un respiratore, di bloccare particelle di aerosol da 0,02 a micron a 1 micron, e è stato valutato la protezione dell'indossatore e la protezione degli altri. Allora, fatto 100 il numero di particelle di aerosol presenti nell'ambiente esterno, una maschera FFP2 ne fa passare una sola, quindi riduce di 100 volte il carico virale, il carico di particelle.
Una maschera chirurgica ne fa passare 25, quindi riduce di 4 volte il numero di particelle di aerosol che sono all'esterno. E una maschera di tela ne riduce di 3 volte, cioè 33 circa particelle. Quindi in protezione dell'indossatore effettivamente c'è una certa efficacia. Quello che lascia più a desiderare invece è la capacità di proteggere gli altri. Allora, se si pensa che le maschere chirurgiche, è stato detto a tutti, che servono per proteggere gli altri, in realtà lasciano passare il 50% delle particelle di aerosol che emettiamo. Anche i respiratori non sono tanto da migliore. Le maschere sono progettate in realtà per proteggere in entrata, non in uscita. Una maschera fatta in casa invece fa rilasciare il 90% delle particelle. Ecco. Allora, diciamo, se vogliamo mitigare la pandemia, quanto una riduzione di 4 volte delle particelle che raggiungono i polmoni diminuisce la trasmissione da persona a persona? Una riduzione di 4 volte è comunque una riduzione della probabilità di infezione, semplicemente, che si somma alla riduzione dovuta al distanziamento, al lavaggio delle mani, a non toccarsi il viso, e che si basa sul meccanismo dell'infezione senza un forte supporto epidemiologico. Tuttavia, il calcolo della riduzione della probabilità è complicato, perché esso richiederebbe la conoscenza di molti fattori che non sono facili da quantificare. Per esempio, noi non sappiamo in che proporzione il SARS-CoV-2 è trasmesso tramite le goccioline o tramite gli aerosol. In realtà non sappiamo nemmeno quanto il distanziamento sociale contribuisca a ridurre il fattore R con 0. Un altro aspetto che è importante conoscere poi per capire, no, la protezione delle maschere chirurgiche fornita dalle maschere chirurgiche e dai respiratori è diciamo, la biologia dell'infezione. Quali e dove sono le cellule sensibili al virus? Come il virus entra nelle cellule? Cioè dove sono le porte di entrata del virus? Un virus per entrare in una cellula deve legarsi specificamente con molecole presenti sulla superficie cellulare che gli aprono la porta d'entrata. Nell'uomo il SARS-CoV-1 e il SARS-CoV-2 hanno come bersaglio sulla superficie delle cellule il recettore angiotensin converting enzyme, l'ACE2, abbiamo sentito parlare, che funziona come porta d'entrata del virus. Quindi esiste un meccanismo biologico per la trasmissione del virus. Il virus entra solo nelle cellule che producono questa proteina di membrana. Altre cellule che non la producono non vengono infettate. A questo complesso processo di entrata partecipano in realtà numerosissime proteine, no? C'è un sistema che si chiama SCARF, è costituito da 28 tipi di proteine diverse, fra cui però c'è la serina proteasi transmembrana 2, che svolge un ruolo fondamentale. Recentemente è stato trovato anche che il recettore per la neuropilina 1 potenzia significativamente l'infettività del SARS-CoV-2. E quindi diciamo, e anche questi recettori sono tutti localizzati in realtà a livello, ora questa qui io sto facendo un po' tardi, scusate, vado direttamente a questa. Qui si vede come il virus entra nelle cellule, si lega specificamente la spike protein con l'ACE2, questo fa scattare la serina proteasi transmembrana che taglia la proteina spike e questo scatena il processo di fusione della membrana del virus con la membrana cellulare. Il virus entra nella cellula e si moltiplica. Quindi, questa diciamo, è quasi la fine. Allora, vediamo che probabilmente il sito più probabile di infezione iniziale è a livello del naso e del rinofaringe. Perché le goccioline che contengono la maggior parte del materiale espulso, e quindi la maggior parte del virus, si fermano esclusivamente nel naso, dove l'ACE2 è espresso in quantità maggiore, cioè le cellule hanno più ACE2. Lo stesso avviene per la neuropilina 1 e per la serina proteasi transmembrana 2. E quindi diciamo, queste goccioline possono essere ovviamente diciamo, bloccate da un respiratore, ma le goccioline che sono grosse possono essere bloccate anche da una maschera chirurgica. Questo tuttavia diciamo, non ci deve portare a trascurare che anche le goccioline di aerosol, le particelle di aerosol, possono produrre direttamente una replicazione a livello polmonare. Però si è visto che il virus si replica effettivamente rapidamente, rilevato e isolato nei tamponi nasali
I genomi virali del SARS-CoV-2 compaiono precocemente nei tamponi nasali e a concentrazioni elevate. E rilevarli è facile, tant'è che la Food and Drug Administration, l'FDA americana, ha approvato i tamponi presi, diciamo, direttamente dal naso invece che nel naso faringe. Poi la replicazione virale precoce nella mucosa nasale e nel naso faringea può spiegare anche i test positivi nello stadio prodromico della malattia e la trasmissione dovuta ai portatori sani. Forse anche l'anosmia, cioè la perdita di gusto, dell'olfatto, la disgeusia, cioè l'alterazione del gusto, e la geusia, che è proprio la perdita del fatto, che si osservano negli stadi precoci della malattia. Tutte queste cose combinate insieme ci fanno pensare che effettivamente il naso e le grandi goccioline sono i principali responsabili. Quindi in questo senso il respiratore di sicuro è migliore, e la mascherina può aiutare a proteggerci da questo tipo di particelle respiratorie. È chiaro che bisogna sempre mantenere le distanze, attuare tutto il sistema di protezione di cui si parlava in precedenza. I respiratori forniscono una protezione più elevata, il naso è l'organo da proteggere maggiormente, quindi i nasi dentro la maschera, perché il naso fuori la maschera in realtà si apre la porta al virus o alla trasmissione del virus con facilità. Comunque, dato che ancora non è chiaro il ruolo svolto dall'aerosol, il respiratore da FFP2 in su per tutti, come slogan così. Mi fermo qui perché sono andato anche oltre, probabilmente, mi dispiace, scusate, ma.